Un saluto a tutti gli amici di Gossip News. Bacio. Sempre più bella, Raffaella Fico ha iniziato alla grande la nuova stagione di impegni professionali, a partire dalla TV, dove è stata protagonista di Baila, insieme all'ex giocatore di basket Gianmarco Pozzecco. Baila, sì, altra esperienza. Beh, vedi, io dico, pian piano tutte le cose che faccio mi formano. Ho imparato anche a ballare, io non sapevo ballare, non sapevo far niente. Adesso so ballare, so cantare, so recitare, poi questo sarà la gente ovviamente a giudicarlo. Speriamo che... Gianmarco, che compagno è stato? Simpaticissimo, una persona molto umile, una persona solare, troppo divertente. Meno bravo nel ballo, però una persona stupenda nella vita. Ma la bella partenopea ha debuttato anche al cinema, nel film di Massimo Boldi, Matrimonio a Parigi. Un discreto successo al botteghino. La prima volta al cinema? La prima volta, primissima volta, sì. Com'è stata? Ma sicuramente un'esperienza nuova, diversa dalle altre, perché io finora ho fatto sempre TV. È una bella esperienza, ho sempre dichiarato che a me piace il mondo del cinema e perché no, vorrei percorrere questa strada. Ho incominciato con un piccolo ruolo, speriamo che mi porti fortuna e che vada tutto bene. Si è trovata bene sul set? Benissimo, beh, con Massimo Boldi era un po' il papà di tutti, ci aiutava, mi dava consigli. È stata una bella esperienza, nuova, divertente soprattutto, perché l'importante è anche divertirsi, no, nelle cose che si fanno. E con lui ci siamo divertiti tantissimo. Davanti alla telecamera di Gossip News, Raffa appare decisamente serena e sorridente. Merito senza dubbio anche dell'affetto del fidanzato Mario Balotelli, uno dei giocatori più famosi del momento. So che anche nel lato sentimentale, oltre alla carriera, le cose vanno molto bene. Per fortuna sì, in amore tutto bene, come nel lavoro, meglio di così.